In uno di quei tuguri abitava una giovane donna di nome Giuditta, detta la cestaia, perché continuava il mestiere del padre di fabbricare cesti e canestri con i vimini dei salici che crescevano lungo l'argine del fiume. Era un mestiere che rendeva appena il necessario per non morire. Giuditta sarebbe stata una donnetta del tutto insignificante, piccola, bruna, robusta di spalle e di fianchi, come tante altre dalle nostre parti, se non avesse avuto in dono dalla natura una insolitamente folta e lunga capigliatura che già dalla prima fanciullezza le poteva ricoprire l'intera schiena fino ai fianchi. Nella contrada non si era mai visto nulla di simile. La sua formidabile crocchia di capelli raccolti sulla testa sembrava da lontano un vero e proprio canestro e faceva un contrasto curioso col suo visetto magro, umile e timido che aveva il colore e la forma di una patata raggrinzita. Tra le donne del paese era convinzione generale